E voilà, ben ritrovati, eccoci ancora una volta qua per una super gioiosa, frizzante lavorazione. Da un'idea della sottoscritta e con le magiche manine del nostro Rick, che poi ha fatto anche qualche ritocco al mio progetto iniziale, partiamo subito con una nuova creazione. E vedete, i materiali sono tanti, anche qui un'esplosione di colori come una precedente creazione che abbiamo fatto all'inizio del mese di giugno. E niente, quindi noi siamo al nastro di partenza e ci mettiamo subito al lavoro, seguiteci. Allora, i materiali un po' sono nuovi, come per esempio questa pila di perle, anche questa, e le pietre, però ci sono anche materiali di riciclo, come queste fibre che avete visto in un uso e riuso, la rubrica appunto dedicata a tutti i materiali che noi ricicliamo. E poi queste perle qua che facevano parte di due precedenti collane. Le abbiamo già utilizzate poi per altre creazioni perché erano delle collane lunghissime e quindi le stiamo sfruttando anche per questi nuovi lavori. Adesso Rick sta togliendo praticamente i gancetti, questi attacchi, vedete? In modo che possiamo lavorarci ancora meglio. E ora stiamo cercando di organizzare la disposizione della nostra collana, un alternarsi di pietre, perle e le fibbie, per raggiungere appunto una giusta dimensione. Guardate che bella la disposizione che sta facendo il nostro Rick prima di iniziare ad infilare tutte le perline. Questo tipo di creazione è molto semplice. Eh sì, è vero, è semplice, però dovete sapere che per organizzarci, per fare il progetto, ci vuole un bel po' di tempo. Infatti noi prima di iniziare tutta la creazione e le riprese siamo stati 40 minuti per decidere come organizzare la collana, come progettarla, no? Come mettere giù praticamente tutto il design, e alla fine insomma ci siamo riusciti. Lui ogni tanto mi cambia qualcosa magari del mio progetto iniziale, però alla fine insomma mi accontento, anche perché i gusti e le idee coincidono più o meno. Abbiamo iniziato ad unire le perline tra di loro. Ecco, questo è un altro gruppo di perline, poi dovremo fare l'attacco qui alla fibbia. Il primo attacco alla fibbia è stato fatto, vi faccio vedere il procedimento. Allora, Rick ha preso il filo d'alluminio e lo sta avvolgendo intorno alla fibbia, vedete? Quindi è un'operazione molto facile. E poi si aggancia al resto delle perline. Iniziamo ad infilare le perle, siamo arrivati al punto delle pietre laterali e poi ci sarà tutto un aggancio con quest'altro gruppo appunto di perline e fibbia. Vi ricordo che il filo è sempre quello bello resistente, ve lo faccio vedere perché quello con il quale sono vendute le file di perle, insomma, di solito è il filo quello per cucire, quindi non è che resista più di tanto. Fermiamo il filo con questi fermafilo. Detto bene, vero Rick? I coprifilo. I coprifilo. E certo, perché vanno messi per non far vedere appunto il filo. Come catena terminale abbiamo scelto questa color argento,
vedete, è piatta, è alluminio. Sono leggerissime queste catene, ve lo posso assicurare. L'aspetto sembra pesante, però alla fine poi al collo sono leggere. Ed eccola qua, la nostra collana è terminata. Anche qui, come in una precedente creazione, mille colori, tante sfaccettature e soprattutto giochi di perle, pietre e fibbie, e poi c'è anche la catena finale. Niente, questo è un modello stile anni 70-80 che ci ricorda un po' nell'era hippie, l'era dei fili di fiori, che quest'anno è tornata tanto di moda. Like se vi è piaciuto questo video tutorial, se volete potete anche riproporlo e poi magari postarlo sulla nostra pagina Facebook di Judy Rick. Io vi ringrazio per averci seguito e niente, ci ritroviamo al prossimo video tutorial. Bye bye!